Benvenuti al MOC Appalti e Aiuti di Stato. Come sappiamo, la Commissione dell'Unione Europea ha come propria funzione istituzionale il ruolo di guardiano dei trattati. Infatti, ai sensi dell'articolo 17 del Trattato dell'Unione Europea, la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila quindi sull'applicazione dei trattati e sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In altre parole, la Commissione ha il ruolo e il dovere di vigilare sull'attuazione delle norme europee nei vari settori, con diversi gradi di possibilità di intervento che spaziano dalla possibilità di comminare sanzioni dirette alle imprese o a quella di avviare delle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri. Nell'ambito degli appalti e degli aiuti di Stato, sebbene il controllo da parte della Commissione si eserciti sulla regolarità delle procedure alla luce sia delle norme europee che di quelle nazionali applicabili, l'attenzione della Commissione si sofferma con maggiore intensità su quelle irregolarità che risultano potenzialmente lesive dei principi basilari a tutela della concorrenza. La rilevanza di questi principi, che sono quelli della parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento, è talmente importante e rilevante nella gestione dei fondi SIE che la violazione di questi comporta la non riconoscibilità delle relative spese. Il corso OMUC mira quindi a fornire un quadro della normativa europea e nazionale vigente in materia e di appalti e di aiuti di Stato in relazione all'attuazione dei fondi strutturali 14-20, descrivendo le principali criticità riscontrate nella trascorsa programmazione, evidenziando altresì le fattispecie di errore che nella gestione di interventi finanziati da fondi SIE comportano violazioni di principi e norme europee e a tutela dei principi di concorrenza. Ma quali sono i destinatari di questo corso? I destinatari sono principalmente i dipendenti delle PA italiane coinvolti con diverso ruolo e funzione nelle fasi del ciclo di vita di programmazione, gestione, controllo e valutazione di interventi cofinanziati da fondi SIE. Tuttavia, l'iscrizione al corso è aperta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni comunque interessati al tema. Il corso si articola in due moduli dedicati rispettivamente ai temi degli appalti e degli aiuti di Stato. Il modulo degli appalti, partendo dall'identificare i principi applicabili agli appalti e come questi sono stati interpretati dalla Corte di Giustizia europea, ci aiuterà a comprendere quali contratti configurano un appalto, quali norme nazionali e europee applicate ai singoli contratti, il ruolo di sorveglianza della Commissione europea come guardiana appunto dei trattati, in particolare nell'ambito dei fondi SIE, le infrazioni più comuni in materia di appalti, nonché il loro trattamento, a identificare le fasi rilevanti per la programmazione e la progettazione di una gara d'appalto, in modo da poter valutare i passaggi fondamentali e identificarne gli elementi di eventuale criticità. Il modulo sugli aiuti di Stato, partendo dagli elementi costitutivi dell'aiuto e dal concetto di impresa e di attività economica, ci aiuta a identificare le misure di aiuto, conoscere il ruolo della Commissione a tutela dei principi di concorrenza, descrivere gli obblighi in materia di trasparenza per gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, analizzare la natura e le condizioni per beneficiare delle misure de minimis, conoscere le tipologie di aiuti che beneficiano dell'esenzione generale, identificare le tipologie di aiuti alle infrastrutture, gli aiuti ai grandi progetti, comprendere il riparto di competenze tra Stato membro e Commissione circa l'identificazione di servizi di interesse generale e infine analizzare gli elementi di base di un avviso pubblico per la concessione di aiuti e la differenza tra bandi di gara utilizzati negli appalti rispetto ai bandi di gara per gli appalti di servizi, forniture e lavori. Il MOOC si svolge nell'arco di 4 settimane per 12 ore di formazione e un impegno stimato di 3 ore settimanali.
Il corso si segue interamente online ed è organizzato in moduli, unità didattiche e attività online. Il corso è organizzato in modo tale da consentire di organizzare momenti di studio individuale con grande flessibilità. Potrai fruire dei materiali didattici disponibili in piattaforma in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, desktop o mobile. Le attività previste, quali test, esercitazioni e webinar, seguono un programma e un calendario ben preciso. In aula, un tutor didattico scandirà i tempi consigliati per l'apprendimento e ti guiderà all'uso degli strumenti. Il patto formativo ci impegnerà reciprocamente per la migliore riuscita del corso e soprattutto per la migliore esperienza possibile. Il corso integra diverse tipologie di materiali, lezioni multimediali, che sono lezioni audio-video con animazione e interazione, video lezioni che permettono un approfondimento dei temi trattati, video interviste ad esperti del settore, a testimoni privilegiati e a progetti particolarmente interessanti. Infine webinar, nel corso dei quali è possibile avere un confronto in modalità sincrona con gli esperti coinvolti. Per verificare il corretto apprendimento, durante il corso vengono messi a disposizione test di valutazione di fine modulo e test finale e un'esercitazione. L'esercitazione consiste nella consegna di un elaborato online sottoposto a peer review, ovvero a valutazione tra pari. La predisposizione dell'elaborato e la peer review sono programmati e prevedono tempi precisi di consegna indicati nel calendario delle attività disponibile in aula. La valutazione tra pari è utilissima per avere termini di confronto rispetto al proprio apprendimento. Utilizza questa esperienza per approfondire i temi che ritieni più utili per il tuo lavoro e ricorda che buona parte dell'apprendimento avviene anche dal confronto con i pari. Quindi utilizza anche tutti gli strumenti messi a disposizione per la discussione per comunicare con il tutor e con gli altri partecipanti. Per concludere ti ricordo che per iscriversi è necessario registrarsi al sito Formez Eventi PA, creando un proprio account attraverso il sistema di autenticazione unica di FP Out. La registrazione su Eventi PA va fatta una sola volta e consente di iscriversi a tutte le attività di interesse realizzate da Formez PA. Una volta effettuata la registrazione è sufficiente accedere alla pagina evento dedicata al corso online ed effettuare il login e procedere così alla richiesta di iscrizione. Saremo infine presenti su Twitter. Con l'hashtag MOCFondisie1420 potrete seguirci per essere informati in tempo reale sulle nostre attività. Per concludere non resta che farvi un in bocca al lupo e augurare a tutti buona formazione.